Ragazze, allora, nuovo video tutorial. Realizziamo insieme questo modulino qua che io ho realizzato proprio adesso, così di getto mi è uscito fuori questo modulino fatto con pochissimi materiali, soltanto Rokai 8.0 e 11.0 che io utilizzo di due colorazioni. Più ho utilizzato questa goccia gialla, molto carino, non vedevo l'ora di utilizzarla, ma non riuscivo mai ad abbinarla. Direi che qui in questo modulo ci sta perfettamente. E niente, ho appena finito di girare l'altro tutorial, dopodiché mi è uscito fuori questo modulo, ho detto assolutamente devo fare il tutorial, anche perché il materiale è veramente poco e ragazze, guardate quanto è rigido. Solo Rokai ed ho utilizzato il filo Miyuki. Guardate quanto è rigido, proprio bello, bello, bello. Allora, quindi ho detto materiale Rokai 8.0 e due colorazioni di Rokai 11.0. Io sto utilizzando Rokai della Miyuki, più la gocciolina, anellino e monachella, che io qua, come vedete, ancora non ho messo. Ecco qua. Primo passaggio da fare è quello di inserire sul nostro filo 4 Rokai 8.0, chiudere a cerchio, fare i nodini e fuoriuscire da una 8.0 qualsiasi. Ecco qua. Adesso, in ogni spazio tra una 8.0 e l'altra, mettiamo un'altra 8.0. Spostiamo la goccia. Quindi, 1. Sono e 4. Dopodiché usciamo dalla Rokai, da una delle Rokai appena inserite di punta. Ecco qua, poi taglierò tutti i fili che si vedono, eccetera. Adesso fatemi guardare un attimo. Allora, fuoriusciamo da una Rokai di punta 8.0, inseriamo una Rokai bianca, una dorata e una bianca. E ci inseriamo nella Rokai 8.0 di punta successiva. Ecco qua. E facciamo questo passaggio per altre 3 volte. Ecco qui. Prossimo passaggio da fare è quello di fuoriuscire sempre dalla 8.0, quella che precede la tripletta che abbiamo appena inserito. Questo passaggio ci servirà oltre a ad aggiungere una perlina anche a rinforzare le triplette. Quindi sopra ogni Rokai 8.0 ne andiamo ad inserire un'altra, quindi rientriamo all'interno della stessa 8.0. Così abbiamo una 8 che si va a sistemare proprio sopra l'altra 8. Passiamo nella tripletta. Ce la posso fare? Così si rinforza, passiamo nell'altra 8 e facciamo lo stesso passaggio che abbiamo fatto qui. Quindi inseriamo una 8.0, rientriamo all'interno di questa 8.0 e lo facciamo sia qui, qui e qui per tutto il giro. Ecco qui. Fuoriusciamo adesso da una Rokai centrale delle 11.0, quindi dalla Rokai dorata. Inseriamo altre due Rokai dorate e ci inseriamo nella 8.0 di punta che abbiamo appena inserito. Altre due Rokai 11.0 e ci inseriamo nella Rokai dorata centrale. E facciamo questi due passaggi per tutto il giro. Ecco qui, il prossimo passaggio da fare è quello di uscire da una coppia di Rokai dorate, dove sotto abbiamo la Rokai 8.0, inseriamo 4 Rokai 11.0 bianche e ci inseriamo nella coppia di Rokai 11.0 successiva. Poi si andrà a
sistemare il tutto, non preoccupatevi. Mentre tra le due coppie di 11-0 inseriamo un'altra 11-0 di quelle bianche sempre. Così. Quindi facciamo questi due passaggi. Sopra la 8-0, 4 rocai 11-0. Tra le coppie di 11-0 inseriamo una 11-0 bianca. Ecco qui come ci ritroveremo. Adesso fuoriusciamo da due rocaie 11-0 bianche delle quattro appena inserite. E inseriamo una rocaia 11-0 bianca. Fuoriusciamo dalle due rocaie successive. Dopodiché, in questo spazio, quindi dove sotto abbiamo le rocaie 11-0 dorate, inseriamo due rocaie 11-0 bianche e ci inseriamo nella rocaia 11-0 bianca che sporge. Altre due e ci inseriamo nelle due delle quattro. E qui andiamo ad aggiungere un'altra 11-0 a formare una punta. Ecco qua, quindi due rocaie 11, due rocaie 11 bianche, ne inseriamo una centralmente a queste quattro e continuiamo per tutto il giro. Ecco qui, adesso fuoriusciamo dalla rocaia 11-0 di punta e inseriamo due rocaie 8-0 e ci inseriamo nelle due rocaie 11-0 sporgenti successive. In questo spazietto inseriamo una rocaia 11-0 dorata e passiamo nelle due rocaie 11-0 successive. In quest'altro spazio due rocaie 8-0 e vi inserite nella punta. Questi tre passaggi li dobbiamo fare per tutti e quattro i lati. Allora, ecco qui come ci ritroviamo. Adesso fuoriusciamo da una coppia di rocaie 8-0, in particolare dove abbiamo il lato del quadrato. Allora, qua dove abbiamo il lato, quindi dove sotto abbiamo due rocaie 11 bianche, una dorata e due 11, inseriamo 5 rocaie 8-0. E ci inseriamo nella coppia di rocaie 8-0 successiva. Ecco qui. In questo spazietto qui, che si trova all'angolo, inseriamo una rocaie 11-0 dorata e ci inseriamo nelle due rocaie 8-0 successive. Vedete che la rocaie dorata va ad incastrarsi perfettamente. Quindi dobbiamo fare questi due passaggi. 5 rocaie 8-0 qua sul lato, sugli angoli invece aggiungiamo una rocaille dorata. Adesso, prossimo passaggio da fare è quello di fuoriuscire dalla rocaille 8-0 che si trova subito dopo quella dorata. Inseriamo 3 rocaille 8-0, 1, 2, 3, e ci inseriamo nella rocaille di punta delle 5 appena inserite. Dopodiché prendiamo un'altra rocaia 8-0 e rientriamo all'interno della stessa rocaia dalla quale stiamo uscendo. Così. Non vi preoccupate perché dopo i fili riusciamo a coprirli benissimo. Altre 3 rocaie 8-0 e ci inseriamo nelle 3 rocaie, quindi 8-0, 8-0, 11-0 dorata e 8-0. Adesso inseriamo nuovamente 3 rocaie 8-0 e ci inseriamo nella punta. Prendiamo una rocaia 8-0 e rientriamo nuovamente all'interno della punta. Dopodiché altre 3 rocaie 8 e rientriamo nelle 3. E questo lo facciamo per tutto il giro. Ecco qui come ci ritroviamo. Adesso dobbiamo fuoriuscire. Vediamo se riesco a farmi capire. Dalle tre rocaie prima della punta, praticamente, dove abbiamo praticamente messo la rocaia 8-0 qua direttamente sulla punta. Quindi usciamo da queste rocaie,
prima della punta, inseriamo una rocaiotto 0 e ci inseriamo nella punta, così, un'altra rocaiotto 0 e ci inseriamo nelle rocaille successive. Giungiamo qui, fuoriusciamo da queste tre, ne inseriamo una 8-0, usciamo dalla punta un'altra 8-0, quindi in pratica dobbiamo aggiungere una rocaille 8-0 prima della punta e dopo la punta e attraversare nuovamente tutte le perline. Ecco qua. Adesso dobbiamo uscire sempre dalle tre perline 8-0. Quindi dobbiamo uscire dalla perlina 8-0 prima della tripletta, quindi di queste tre centrali. Allora, in pratica questa qua, ce la posso fare, questa qui sono quelle che noi abbiamo inserite in questo giro. Noi dobbiamo fermarci alla perlina prima di quelle appena inserite. Spero di essermi spiegata. Adesso, uscendo da questa perlina, inseriamo 3 rocaille 11-0 dorate e ci inseriamo nella rocaille dorata che si trova sotto per fare questa decorazione. Prendiamo altre 3 rocaille 11-0 e praticamente saltando le tre perline centrali ci inseriamo qui. Si va a formare questa decorazione. Adesso ripassiamo nuovamente all'interno di queste perline e fuoriusciamo da questa. Inseriamo le 3 rocaille 11-0 e ci inseriamo nella rocaille 11-0 sotto. Altre 3 e ci inseriamo poi saltando queste 3, 1, 2, 3, dobbiamo fuoriuscire da questa perlina. Spero di essermi spiegata. In pratica dobbiamo fare questa decorazione qui, qui e qui. Ecco qua. Una volta fatta la decorazione, dobbiamo fare le punte. Quindi fuoriusciamo dalla rocaille che si trova prima della punta, quindi prima di quella centrale. Inseriamo una rocaille 11-0 bianca, una 8-0 e un'altra 11-0 bianca. Saltiamo la perlina centrale e ci inseriamo nella perlina dopo e andiamo a costituire la punta. Qua dopo io andrò a inserire nuovamente. Chi è? Ecco qua che abbiamo fatto le nostre punte. Scusate, ma il mio compagno ha suonato talmente a lungo che mi ha fatto spaventare. Allora, adesso inseriamo la nostra goccia. Allora, fuoriuscendo dalla punta, inseriamo 2 rocaille 11-0, la goccia, una rocaille 11, una 8 e una 11. Portiamo tutto alla fine del filo. E ci inseriamo nella goccia. No, ho sbagliato, scusate, perché c'è il buco troppo grande qui. Scusate. Allora, stavo dicendo, per inserire la goccia dobbiamo aggiungere sul filo 2 rocaille 11, la goccia, una 8, una 11 e una 8, perché il buco è troppo grande, altrimenti la 11 si inserisce all'interno. Rientriamo all'interno della goccia. Altre 2 rocaille 11 e ci inseriamo dalla parte opposta dalla quale siamo usciti. Ecco qua. Io ci ripasso di nuovo per sicurezza. Ecco qua.
Allora, ecco qui che i nostri orecchini sono pronti. Sono davvero felice di aver condiviso con voi questo progetto, soprattutto perché sono pochissimi materiali, solo rocai, e non è sempre facile ottenere dei moduli così rigidi soltanto con le rocaie. E niente, ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ciao!